Se volete restare aggiornati all'uscita dei nuovi video, iscrivetevi e attivate la campanella su tutto, e mi raccomando, perché se no YouTube non manda le notifiche. Come sarebbe GTA Online se si facessero soldi solo in maniera onesta? Bene, in questa serie lo scoprirete. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su GTA Online e in questo nuovo video siamo sulla terrazza, in pratica, del casinò. E niente, in questo video cosa farò? Perfetto, tanto non è che abbia gli abiti proprio molto asciutti, però come vedete ho 1.358.000 sul rango 24, quasi 25. E ora vi chiederete, ma da un episodio all'altro cosa è successo? Beh, allora in pratica la Rockstar Games mi ha regalato 500.000 dollari, perché in pratica gioco su Xbox One, quindi mi ha regalato questi soldi, tanto. Vabbè, e quindi soldi, 500.000 che comunque sono molti, solo perché giocavo da Xbox One. Mi dispiace per tutti quelli che non li hanno avuti perché giocavano da PS4 o da PC, però quasi, non so che dire. Comunque, e poi inoltre ho anche vinto un'auto segreta, raga, al casinò, alla ruota della fortuna. Vabbè, poi dopo mi sono fatto altri soldi sempre grazie alla ruota della fortuna. E non ho vinto uno dei veicoli in palio, ma ho vinto un veicolo, diciamo, segreto, di quando in pratica voi trovate, cioè andate sulla parte misteriosa, sul regalo misterioso. Quindi in pratica ho vinto una Dukes casa mia. Ecco, andiamo pure a casa mia che vi faccio vedere l'auto e la andremo a modificare. E mi scuso se queste settimane non ho portato molti episodi, diciamo, di questa serie qua, ma c'era altro da fare. E comunque, ma perché, raga, a me viene sempre la stessa, vabbè, questa roba qui è normale, però dico, le stesse mail mi vengono sempre, mamma mia. Cos'è? È un LG raccotto? Perché hanno paura questi? Vabbè, si spaventano a caso, molto interessante. Allora, vi faccio vedere l'auto. L'auto che ho vinto è questa, una Dukes, che costerebbe, vi dico quanto. Ecco, costava 62.000. E in pratica la Rockstar mi ha regalato questo. Cioè, ho vinto questo veicolo qua che costava 62.000. Beh, ora dico, meglio che comprarlo, dai. Allora, andiamolo a modificare, perché comunque, come modifiche, secondo me può venire carino. Non dico il veicolo migliore di GTA Online, perché ovviamente è comunque una Dukes, però. Allora andiamo allo Santos Custom più vicino, poi dopo, raga, faremo soldi in un modo o in un altro. Ops. Ah, la cosa bella di quest'auto, raga, è che, come vedete, i fari quando si accendono, cioè quando si chiudono, hanno la roba che sale o scende. La ringrazio per avermi rigato l'auto a velocità più alta, cioè. Vabbè, poi dopo avrò tempo sicuro per farlo. Andiamo a modificarlo. Everything changes. Perfetto, raga, abbiamo finito di modificarla e ora raga, ecco com'è venuta, veramente bella. Ci ho messo, raga, la bandiera italiana sopra perché c'erano le bandiere, non lo sapevo neanche io, e secondo me è venuta bella perché non avevo ancora un'auto così, cioè arancione, non avevo ancora un'auto arancione, però
Allora, proviamo a fare pure sto evento. In questa sessione se lievemente. Grazie, riempita. Ho fatto 140, ma sono terzo, è uno schifo. Allora, ho fatto 152, quello là ha fatto 158, cioè. Vabbè, ma è difficilissimo, cioè, battere sti record qua di auto molto più potenti, molto più veloci. Allora, io ci provo poi con quest'auto qua. Ok, sono terzo, comunque. Ridendo e scherzando. E cosa fa questo contromano? Io a un certo punto ho pensato, non mi sto sbagliando io. Sono io in contromano, invece no, erano proprio gli altri stavolta. Allora, vi faccio vedere come si fa a prendere più velocità. Si va qua sopra. E poi dopo in discesa guardate che velocità che prende. Guardate che velocità che prende. 181. Come vi ho detto, non scherziamo. Non scherzano neanche questi per mettersi, diciamo, in maniera da ostacolarti, però. Vabbè raga, oltre questa velocità qua non ce la fa giustamente. Cioè, posso anche andare qua, posso fare tutte le cose che voglio, però. Se comunque le altre auto sono più veloci, cioè. Scusi signore, mi serve per battere il record, penso sia più veloce questa. Vai. Mi raga, se questa è più lenta, cioè seriamente è più lenta. Ma è 2000. Vabbè, richiediamo pure il mio veicolo che non ce l'ho fatta a quanto pare. Vabbè, 2000 meglio che niente alla fine. Allora, volevo fare, raga, un incarico del CEO, no? Ovviamente è disponibile tra 3 minuti e 50... Ah, no, ok, ecco. Cioè, trasporto aereo, aggancia un pompiere, fino a poi... Trasporto eccezionale... Vabbè, facciamo... Trasporto eccezionale, dai, facciamo questo, che è onesta come cosa. Ok. Raggiungiamo questo negozio, fai da te. E in pratica, raga, se sì... Fanno ste missioni qua, vive, cioè si guadagnano un sacco di soldi. Stavo per dire, ma la Emerus dai non è così tanto più veloce. È più veloce, molto più veloce. Dai, puoi vincere. Sì, vabbè. Quello lì frena anche. Ed è comunque più veloce. Vabbè, allora siamo quasi arrivati. Eccoci qua. E ora come lo aggancio? Ah, ok. Sto per dire come cavolo lo aggancio. Prendiamo pure questo camion. Allora andiamo un attimo, mettiamoci pure qua. E agganciamolo. Guardate che non frena. Perfetto. Allora tra 6 km arriveremo a salvo imprevisti. L'Emerus non è veloce rispetto a questo, cosa qui, no. Più veloce questo. Vedete, arriva perfino a 70 km orari. Ah no, miglia orari. Così veloce. Non mi sembrano 70 miglia orari questo. No, è abbandonato la sessione quello con l'Emerus. Peccato, peccato. No. Mamma mia, ho scontrato quella roba lì. Però non mi sono danneggiato praticamente di zero. No, arriva uno con l'oppressor, raga. La vedo un po' male sta cosa. Dai, sono un rango 24, quasi 25. Cioè, se mi lasci in pace, mi fai un favore. Ok. Forse, e dico forse, mi lascia in pace. O forse no, forse sì, boh. C'è uno lì. Potrebbe essere... Ok, non... Ok, c'è un altro con l'oppressor. Speriamo che questo invece non mi venga a rompere. Cioè, che faccia come il suo amico lì di prima. Quello pre... aia. Non mi vedo proprio benissimo. Ecco, l'ho detto, raga. Dai, per favore. Dai, sto cercando di svolgere un lavoro onesto. So che su GTA Online...
mi obbliga a fare una cosa. Perfetto, raga, siamo ancora vivi. Non è assolutamente, cioè, non ho assolutamente fatto il test del NAT per far crashare la sessione, ma cioè per farmi crashare, per evitare. Cioè, scusate, per una volta che faccio un lavoro onesto, cioè, non me lo fate fare, qual è? Viene l'oppressore MK2 di prima, cioè. Beh, dai, comunque ormai manca solo 1,5 km. Questa sessione sarà diventata bruttissima, ma a colpa di quel giocatore lì, come avete visto. Comunque, dai, siamo quasi arrivati al punto di consegna. Qua a fianco, qua vicino. Dove si passa, poi dirà. Ops, mi scusi. Spero non mi diano la multa per aver distrutto qualche semaforo, qualche palo. Cioè, nel senso, io qui, come dovete fare per evitare il palo? Ok, non è caduto, perfetto. Oh, 46.000. Perfetto. Vabbè, detto ciò, ho fatto abbastanza soldi. In queste RP e soldi doppi è molto più semplice guadagnare. Ringrazio tutti per la visione, lasciate un like, e iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il video se volete. E niente, al prossimo video.